Allora, oggi andremo ad installare il nostro ragnatela col suo ragno. Andremo ad installarlo su un balcone, ok? Mi hanno richiesto di installarlo su un balcone, noi andremo ad installarlo quindi su un balcone. Quindi andremo ad installare la ragnatela, il suo ragno e altri addobbi sempre per Halloween. Poi andremo anche ad installare delle file di luce di LED, sempre comandate tramite il nostro telefonino e comandate sempre da Alexa. Tutto verrà comandato tramite Alexa. Anche la ragnatela e tutte quante le luci che andremo ad installare saranno comandate tutte da Alexa. Poi per controllare le nostre luci a LED, le possiamo controllare tramite la sua applicazione per il telefono, che qua possiamo avere varie scene, possiamo scegliere la tipologia delle strisce che abbiamo installato e dove le abbiamo installato. In base a quelle possiamo predefinire alcuni giochi che ci sono già preimpostati, ma volendo possiamo anche crearceli noi delle sequenze di gioco, e questo per tutte quante le tipologie. Potete vedere anche per la casa, non solo per l'interno ma anche per l'esterno, e queste verranno controllate da questa applicazione qua. Oltre che da Alexa le possiamo configurare e fare diversi giochi di luci dalla nostra applicazione. Per creare gli archi io ho preso degli hula hoop e li ho tagliati a metà e poi li ho dipinti con il grigio. Ho visto che sulla nostra terrazza abbiamo delle ringhiere grigie, le ho fatte di color grigio. Poi ho preso tre pezzi dell'hula hoop che abbiamo tagliato a metà e dipinti di grigio, e li abbiamo uniti assieme. E poi li ho applicati appunto alla ringhiera della terrazza in questo modo, che poi qua dall'esterno andremo ad applicare la nostra striscia di LED. Poi abbiamo aggiunto anche una zucca che si illumina e un fantasma, anche questo che si illumina sempre tramite Alexa. Tutti i collegamenti li ho messi dentro a delle scatole di derivazione a tenuta stagna, ovviamente. Qua abbiamo il nostro son off con la modifica, che trovate sempre nel mio canale per la modifica, e mentre nell'altra scatola ho messo tutta la bassa tensione, perché tutto quante le luci andranno tutte a bassa tensione, ok? Anche perché dopo verranno controllate sia dall'applicazione che da Alexa, quindi le ho messe tutte a bassa tensione. Qua abbiamo anche la nostra ragnatela, appunto, l'abbiamo messa al centro, e questo è il nostro risultato finale della nostra installazione. Quindi abbiamo la ragnatela al centro, un po' più sotto abbiamo messo il ragno, e a lato abbiamo messo sia la zucca che anche il fantasma, che anche questi si accendono. Alexa, accendi Halloween.